Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Nozomi89, oggi vedremo un desktop environment, in teoria come potete vedere più simile ad un window manager chiamato Unity X. Unity X è un progetto nato da Ubiports poco dopo l'abbandono di Canonical da parte di Unity, cioè prima in teoria, come sapranno molti, con l'abbandono di Canonical è nata la comunità di Ubiports che ha mantenuto vari progetti non più mantenuti da Canonical come Unity 7, Unity 8 che poi è diventato Lomiri, Ubuntu Touch e anche Edubuntu. La comunità di Ubiports, porco cane, la connessione non è riuscita, vabbè, la comunità di Ubiports sta sviluppando Unity X, dove la X starà per 10, che però andrà a ricreare l'ambiente desktop di Unity 7. Per ora, come possiamo vedere un po', è tutto un po' più simile ad un window manager, molto più minimale e molto veloce. Qui abbiamo varie shortcut, ad esempio per vedere le finestre aperte, le applicazioni aperte, le varie applicazioni, terminare la sessione e per il controllo del volume. Tutto tuttavia si sviluppa anche tramite elementi grafici, come gli stessi comandi che vediamo qui, possiamo vederli qui, ad esempio app aperte, in questo caso c'è solo Unity X Keyboard Shortcut. Il launcher delle applicazioni, anche qui molto minimale, per esempio qui lancio Firefox e nelle app aperte adesso abbiamo anche Firefox e Unity X, possiamo switchare tra le varie app, la metto in sovraimpressione questa, rimetto questa invece in sovraimpressione, ecco, rimane dietro, e anche quel pulsante per la sessione, logout, suspended, shutdown, reboot, possiamo anche comunque farlo tramite varie cose, Alt S, adesso faccio controllo per il volume. Qui. Questo tuttavia non sarà ovviamente il desktop definitivo, anche perché vedo che ha qualche piccolo bug. Non so se sia perché sono in macchina virtuale oppure no, ma comunque per dire un bug molto semplice è se io ad esempio esco dalla macchina virtuale così, ma la lascio aperta, poi le applicazioni non funzionano più. Non so se sia perché sono appunto in macchina virtuale oppure se è una cosa normale, però in generale questo è un progetto secondo me, che merita, ma che non è ancora pronto, non è ancora pronto ad usare come desktop definitivo, però io ve lo consiglio perché secondo me merita. E che altro posso dire? Questo era il video, io volevo solo far conoscere un po' il progetto, parlarne in breve, dire che secondo me merita. Vedi, un po' stupido, ma vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale. In descrizione metterò un sacco di link al progetto, compresa la pagina ufficiale unityx.org, il canale Telegram del progetto, anche Ubuntu Unity, e anche il link per scaricare l'app ISO da Google Drive, perché si scarica da Google Drive. E niente, fatemi sapere se vi piace o se non vi piace. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!